Bella ragazzi, qui è ben benvenuti al mio canale. Siamo qua ragazzi su Resident Evil 7, un gioco che spacca la testa. Difficoltà normale. Siamo su questo nuovo horror che è uscito, ragazzi. Cioè, veramente non vedevo l'ora di portarvelo, veramente, Ehi, amore! perché mi fa Ecco, impazzire. volevo solo salutarti velocemente e dirti che ti amo tanto. Oh, Niente. indovina un po'? Sarò di Questo ritorno è a un casa horror molto presto, fuori di che testa, dici? ragazzi. Non so come va a finire. Non vedo l'ora di farla finita con Quindi questa storia non vuole neanche saperlo, incredibile. vuole E gustarmelo. ritornare dal mio amato marito. Mi manchi tanto. Ora devo tornare al lavoro. Sappi che ti amo, Ethan, mi manchi molto. Ti mando un mare di baci, ti amo tanto. Ciao, amore. Ethan. Sì, è vero. Ti ho mentito. Non avrei dovuto, ma... Quello che posso dirti è che se troverai questo, stanne lontano. Mamma mia. Ma che cazzo mi Ehi, apri in sono schermata così? Ethan. Sì, va tutto bene, però Mia non è morta, lei è viva, è tornata. L'hanno trovata? Ma come? Sul serio? Io non lo so, ma è tornata. Non so come ha fatto, ma è tornata. Forse è uno scherzo. Vuole che la raggiunga. Ma lei dov'è? Dalvey. Dalvey, Louisiana. Merda, ma sono passati 3 anni. Lo so, ma se invece fosse davvero lei... Voglio scoprire qualcosa in più. Comunque ragazzi, scusate per la luce, ma io quel riflettore che mi punta e giocare un oro non posso, cioè non riesco, non, giocare non posso io col falco davanti. Oh, ci fermiamo qui così. Allora aspetta, intanto voglio vedere se regista, perché c'è una fobia incredibile adesso. Non so nemmeno se sto a registrare. Allora, calma e controlliamo se registro. Ah, VSD cammina, ovviamente. Allora, io c'ho una... Oddio, come non c'è niente. Allora, dovete sapere che c'ho una tastiera che fa abbastanza rumore. Qua si sente tutto, ragazzi. E questo è un microfono che prende... C'è tutto... Ogni cosa che fai... Ah, così... Ti ripari, andiamo avanti. Quindi luce non la voglio, ragazzi, perché non posso, mi dà fastidio veramente. La luce mi dà fastidio. Guarda il tuo obiettivo. Trova Mia. Ok. Va bene. Comunque è una roba incredibile. Guarda, qualità texture fantastiche. C'è un capolavoro, ragazzi. L'ho preso a sconto a 30 euro. Perché altrimenti costa 50, per le console 70 o 60. Questo è il cancello, ragazzi. Mi sono vi ecco, posso metterlo. Ho visto solamente un pochino l'inizio. Quindi qualcosina anche la so, ma poi in avanti non ne voglio sapere più di tanto cosa succede e tutto. Allora, qua è chiuso, allora probabilmente bisogna andare qua. Questa è la casa, ragazzi. Questa è la casa stregata, a quanto pare. Mi sono giocato la demo, l'ho anche portata sul canale. Shift così. Qui c'è... Oddio, qui c'è, ragazzi, il treppiedi, ragazzi, della demo. Quindi, a quanto pare, secondo me questa è la macchina dei tizi che sono andati qui, ve la ricordate, nella demo.
che appunto scompaiano anche loro. Allora, propose il progetto di introdursi in una casa infestata in Louisiana. Unisciti a noi. Ma perché c'è una sensibilità? No, ok. Questo gioco è abbastanza anche malato, ragazzi. Quindi accetta il suo dono. Quindi consiglio a tutti quelli che non siete capaci di guardare, chiudete questo video. Ci vediamo nel prossimo video, anche se sarà una lunga serie, ma proverò a fare delle tagliate perché appunto sarà lungo. Questo è il padre, ragazzi. Questo è il padre malato. Che non c'è più. Allora, devo anche essere attento all'ora. Perché dopo devo, insomma, andare anch'io pian piano. Qua sta tastiera di merda. Si sente tutto col Blue Yeti, qua. Dovrei comprarmi quella tastiera che non sente zero, eh. Però questa è una gran tastiera, ragazzi. È la Logitech. Non me la ricordo. Allora. Lì c'è il cervo. I cervi. Oddio! No, mi fa sti spaventi così a cazzo. Oh. Mi dà fastidio sta roba, oh. Comunque a quanto pare a 60 frame non riesco a registrare. Perché. Oddio, cos'era qua? È un gioco pesantuccio. Veramente, quindi sarà un video a 50 frame, ragazzi. Niente a 60, ma anche a 50 è tanta roba, secondo me. Mamma mia, ma che. Foresta Louisiana, come cazzo si chiama? Porca vacca. Una torre lì. E adesso il bello è che tu non ci ritorni, lì zio. Come ci ritorni? Non ci ritorni più. Che cos'è sto fumo qui? Patente di guida Texas. Allora, aspetta. Inventario. La stampa delle email di tua moglie mi è scomparsa 3 anni. La patente di guida di Mia è coperta da una stanza. Strana stanza nera, nerastra. Esamina oggetto. Però, ripeto, su console 70€, ragazzi, esagerato per un single player. Cioè. E comunque vi raccomando di non provarlo a craccarlo i primi giorni perché vi prendete un malore incredibile come io. Poi avete un casino, dovete cancellare tutto, dovete, un casino veramente. Quindi non farlo il crack, almeno finché non passano un paio di settimane. Però la porta è aperta, eh. Adesso la porta si chiude. Ecco. E si può uscire? No, non si può più uscire! Non si può più uscire, ragazzi. E siamo già maledetti, siamo già benvenuti nella famiglia, eh. Comunque in questo gioco è fondamentale chiudersi le porte dietro di sé. Anche se questa non serve, ma va bene.
Ecco, behind closed doors, ragazzi, vedete? Ok, qui già so cosa mi servirà. E qui, ragazzi, qui è il pezzo della demo. Oddio, che schifo proprio. Qui è il pezzo della demo. C'è una bambina lì, eh. Questo è chiuso. Comunque Resident Evil è una saga che va da anni e anni, ragazzi, quindi non è un nuovo capolavoro. Io ci ho giocato Resident Evil 2 Revelation, come cazzo si chiama? Più di 20 persone scomparse in 2 anni. Più di 20 persone, porca vacca. E non lo so, Resident Evil lo so che ci sono episodi molto lunghi. A quanto pare qui ho sentito che c'è veramente cortissimo il gioco. Ma meglio così, ragazzi. Come fai a venire qua, zio? Questo ovviamente non funziona perché ci serve il coso. Ci abbiamo la cassetta. Filmato casa abbandonata. E qui ci abbiamo il salvataggio, ragazzi. Salvataggio che adesso non lo faccio perché appunto siamo appena all'inizio. Non lo faccio perché siamo appena all'inizio, va. Cazzo vado a fare il salvataggio. Comunque i salvataggi sono molto fondamentali, eh. E qui io il posto lo conosco perché ci ho giocato nella demo. Quante foto qui è. Ma chiudi la porta, va là. Qui c'è il fusibile che ci serve per andare al piano di sopra. Bam. Già lo so, ragazzi, è qua. Mi dispiace, ma c'è gioco. E nella demo uguale. Prigioni. Prigioni. Sembrano i proprietari. Mamma mia, sti rumori. Oh. E vai, la cassetta, ragazzi. Allora, come si fa? Così. Ok. Devo abituarmi. Comunque su PC è molto meglio controllare le cose, piuttosto che con l'analogico lì è impossibile. Boh. Ma dove l'hai trovato? Facci un taglio, Pete. Ehi, No, ragazzi, già lo sono un so, non è professionista. che A ho proposito, giocato nella demo. controlla che l'audio funzioni. Non voglio un nuovo E nella manicomio. demo è Ma è una questo. storia di 2 anni fa. E non mi Gratuito. doppio. Quindi più di ansia qui non mi Sei fa, cioè, nuovo? magari voi che siete nuovi, Ma non come? avete mai Non ti visto. stupire se dovremo rimpiazzarlo. Piano B. Apriamo, filmiamo l'interno. E poi parte l'intro. Come sempre, insomma. Però, di il nome del programma stavolta. Tranquillo. Stasera su Ergators, un altro posto del cazzo inutile. Felice? Deliziato. Comunque, secondo me sono questi due là che hanno lasciato quel furgone lì. Perché loro avevano i treppiedi lì e sono, diciamo qui, i show, i talent show che vengono a filmare tutto, fare, insomma. Siamo pronti? Cominciamo. Sì, ma ti sei chiesto perché la luce funziona, zio? In una Battiti la coda. casa così ti sei chiesto per caso? In una casa abbandonata che c'è Aggiusto. ancora la luce? Attenzione. Dopodiché. Non mi sembra una cosa Allora, normale. perché siamo scesi all'inferno? Ti prepari mai? Cosa abbiamo? Casa schifosa? Rumori strani? È stregata? Che cazzo? Ero un presentatore io. Sostituto, Pete. Sostituto. Cosa? Nulla. La storia, Andre?
Una fattoria abbandonata, una famiglia scomparsa e forse un delitto. Il solito. Da quanto hai detto che è abbandonato? 3 anni. Clancy, filma questo. Ottimo inserto. Quindi, questi contadinotti scompaiono. I Baker, non dei contadinotti. Jack e Marguerite Baker. Guardate di essere belle, ragazzi. Non arretrata. C'è lui. Brutte voci sul figlio, Lucas. La pecora nera. Guardate adesso il bello. E lui se ne va di velocità. Devo di dovermi mettere le ali. E tu non puoi andarci, eh. Guarda. Se ne va da solo, senza la torcia. Sono vaccinato. Bello, eh. Comunque è un gran bello sfondo. Se ne va via. Boh, Andre, se ne va via. Andre, se ne va via. Andre. 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 Clancy, hai visto Andre? Certo l'ho visto, è andato via, così a cazzo è andato via. C'era un muro, e qui dov'è? Diventa un muro invisibile e... Oh cazzo, non posso crederci. Neanch'io. Non lavorerò mai più con lui. Alla fine i produttori vanno e vengono. A un buon cameraman come te? Resta vicino. Cos'è stato? Sentito? Andre! Dove cazzo è? Andre, dove sei? Che diavolo? È un cazzo di scherzo. Facciamo così. Troviamo Andre e poi ce ne andiamo. Fanculo lo show. Era ora. Ma è troppo tardi, zio. Per quanto mi riguarda, Però è sparito velocissimo, sparisce subito Andre. Eccolo Andre. Prima tu. Riprendimi tipo eroe mentre scendo. Vabbè, allora vai pure. E Andre, che cazzo fai? Vai proprio. E Andre, ragazzi. Eccola. Quindi, insomma, non è normale la cosa, Cristo. Noi dobbiamo adesso fare così. Tiriamo giù e vediamo veramente la verità, ecco, cosa sta succedendo qua giù. Stiamo andando nell'inferno. Oddio. E si rompe proprio adesso, Dannazione. Vedi, da lì è arrivato qualcuno. Allora. Immondizia. Immondizia. Vedete, qui è morto lui. Qui è morto lui. Ugh.
Noi stiamo andando. Oddio. Che cazzo è qua nell'acqua? Oddio. No, già lo sapevo, ecco, quindi non è che mi ha fatto un sacco di paura, eh. Allora. Vai. Oh oh, siamo arrivati nelle peggiori. Oddio, che cazzo era? No, giù, non ho visto cosa è successo. Ho sentito un rumore, qui c'è il water, ragazzi. Mamma mia, casa dei pazzi. Qui c'è una prigione. Mia. E c'è qualcuno lì. Peggione. Qui scrive chi sono morti, chi no. E Mia non è ancora sull'elenco. Vedete Ben? Dead. Non è Ben quel del filmato, ragazzi. Abbiamo la Tronchesi. È giusto, Tronchesi? Sì, la Tronchesi. Mamma mia. Vai. Mamma mia, guarda dove cazzo dorme. Ecco, l'abbiamo trovata, ragazzi. Mia, per fortuna sei viva. Sono io, sono Ethan. Ethan? Ethan? Ehi, stai bene? Tu non dovresti essere qui. Ma che vuoi dire? Mi hai contattato tu? No, non sono stata io. O forse... qualcuno ti ha visto entrare. Lui ti ha visto. Lui? Ma c'è qualcun altro. Che diavolo succede qui? Sta arrivando papà. Dobbiamo andarcene. Papà? Dobbiamo andarcene adesso. Come si chiude la porta dietro di sé? Oh, non va. Andiamo, andiamo, dai. Dove mi porti? In un posto sicuro. Vuoi dirmi cosa sta succedendo? Ehi, ti ho creduta morta per 3 anni. 3 anni? Sei sicuro di quello che dici? Ma ragazzi, non si nota che sta male, che è addirittura abbronzata, attenzione. Non c'è. Calma. Oh. Cioè, non mi sembra tanto in uno stato malissimo, eh. Che ti hanno fatto? Allora. Interruzione. Ok, ossia, ripartiamo. Cioè, non mi sembra ferita, non mi sembra maltrattata, Mamma mia, oh. Che schifo qua proprio. Meno male che c'è il mouse in mano, altrimenti quel controller lì. Mia, noi dobbiamo parlare. Il messaggio che hai mandato. Credimi, quella non ero io. Ma l'hai fatto. Non sono stata io. Ok, d'accordo. Ma dimmi che sta succedendo. Ti sto dicendo tutto quello che so, giuro. Dobbiamo andare di qua. E adesso ci cerca papà. Papà, grande papà. Mia, sai dove stiamo andando? Qui la famiglia mi passava da mangiare. Sì, me lo ricordo. Ah sì, indietro non possiamo andare perché si è rotta la scala, quindi... Lì, è proprio lì. Sì, ma anche...
È questa. Ricordo la stanza. C'è un'altra porta. Ne sono sicura. Non c'è più. È sparita! È sparita! Saremo una famiglia. Ora che tu sei qui. Sono sicura che ci sia un'altra porta. Siamo una famiglia. La vecchia. Oddio. Mia. Oddio. Oddio. È sparita. No, non ci credo, dai. Come cazzo, in un secondo non c'è più. Oddio, dove stiamo andando? E adesso si fa un po' più intenso, che non c'era mai qua. Allora, chiudi quella porta, va là. Chiudi la porta. Ok, bravo. Piove. Ma com'è già buio? C'è il telefono. Vedi che c'è, ragazzi, c'è corrente elettrica, è qui. Qui non è una casa abbandonata, Mappa casa ospiti. Questo ci può essere molto utile. Allora. Ups, allora. Noi siamo qui, qui c'è la cantina, soggiorno, cucina, attenzione, entrata di mezzo, passaggio segreto. Chiudi la porta, mamma mia, adesso soluzione medicina. Ok, soluzione medicina, ottimo. Mamma mia, che rumore. No, dai. Sono sti rumori. Cazzo è, devo tornarci. Oddio. No, che cazzo è? Oddio, no, dai. È mia. Oddio. Vabbè, dai. Oddio, ma che cazzo succede? Oh, oh, oddio. Ma che cazzo è successo? Oddio! Oh, oh, oh. Oddio, ma... Respingi, mamma! Ma che cazzo, devo clic... Ma che cazzo è successo? Oddio, ma è impazzita, ragazzi, oh! Oddio. Qui qualcosa c'è che non va, Riesco, io riesco a sentirla lottare dentro il mio corpo. Vattene via. La
Lasciami stare! È giusto. Sono stata cattiva. Che ti hanno fatto, Mia? Qui c'è qualche infezione, ragazzi, come sempre in Resident Evil. Usa soluzione medica. Ok, perfetto. Oddio! Oddio, si via... Asha! No! Attacca! Oddio! Oddio! Ma è impazzito, ma questa qua è infettata, ragazzi, oh! Dai, dai, oh! Ecco, adesso non male. E l'abbiamo uccisa? L'abbiamo uccisa, ragazzi. Oddio, c'è un telefono che squilla. Vai di fretta, vai. Non saresti dovuto venire qui. Chi sei? E che cazzo come succede? Come, mia? Mi chiamo Zoe. Ah no, Zoe. Forse puoi uscire dall'attico. Zoe. Adesso vai. Subito. Pensavo che è mia di nuovo. Dalla voce, boh, confuso tutto. Chi va là? Chi va là? Chi apre la porta là? Va là. È mia? Come non c'è più? Oddio, è sparita. Mia. Come cazzo è sparita? Ma prendiamo l'ascia. No, no, c'è qualcosa che non va, è qui. C'è qualcosa che non va. Ma si è aperta la porta. Ah, siamo qui, quindi... Quindi siamo ancora... Nella stanza principale, appunto. C'è qua qualcosa, Fusibile. Abbiamo il fusibile, ragazzi. Ottimo. Va bene, allora andiamo a aprire quel fusibile lì. Ma come è ancora viva? No, non è possibile sta cosa, oh. Prendi l'ascia, zio. Allora, facciamo così. Fusibile, ragazzi. Vai. Ok. Adesso siamo a posto. Adesso siamo a posto, ragazzi. Tranquillo. Oddio. Sono io, tranquillo. So che mamma mia, che paura mi fa, No, dai. Hai esagerato. No, ma questa è una infezione, ragazzi, No, ma questo... Siamo fuori di testa, ragazzi. No, no, cosa fai? No, no. Voglio proprio vedere come soffri. Ma mettiti giù! Cazzo aspetti? Mettiti giù! Oddio! Oddio, mamma mia, no, dai, senza mano addirittura. È schifo, ragazzi. Oh. No, che schifo. Ma dai, metti via la mano. E dove è la mano, ragazzi? Vai. Upstairs. Ok, adesso deve funzionare. Infatti funziona. Ok. Però noi, ragazzi, non ci fermiamo qui. E adesso salviamo appena. Vedete, non serviva neanche salvare, in teoria.
E noi ci fermiamo qui, ragazzi, con questo primo episodio di Resident Evil 7. Questo primo appuntamento, ecco. Lasciate un mi piace, spolliciate per la prossima serie. Noi ci vediamo ovviamente al più presto possibile con la serie. Bella, ragazzi. Mamma mia, che inizio fantastico.